Sì, il Forum Aree Interne nasce proprio dall'idea di concentrarci su un tema che consideriamo strategico per la nostra regione, che costituisce anche il cuore della stessa, che sono le aree interne, un tema su cui si è spesa molto e si sta spendendo molto anche la nostra segretaria nazionale Elly Schlein e su cui desideriamo chiamare a raccolta la società civile e anche i nostri rappresentanti istituzionali. Come potrete vedere anche dal programma avremo tantissimi ospiti che provengono da ogni più svariato settore che opera in questo ambito, come il terzo settore, come l'associazionismo, il sindacato, l'impresa, il mondo della cultura, dell'ambiente. E faremo dei focus attraverso dei tavoli di lavoro dedicati in cui chiunque vorrà potrà partecipare e dare il proprio contributo e anche un focus sulla ricostruzione, che sicuramente quando parliamo di aree interne è molto importante, e su questo, solo per citare alcuni ospiti, avremo la testimonianza di personaggi come Neri Marcoreo, il già commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Le conclusioni saranno affidate al nostro onorevole Roberto Speranza, avremo anche il responsabile della segreteria nazionale del PD, Marco Saracino, sulle aree interne e insomma un momento dove insieme al tavolo PD Marche sulle aree interne, alla Federazione di Macerata, abbiamo voluto dedicare proprio all'ascolto, alla testimonianza, alla messa in rete di relazioni, ma anche di idee e di proposte. Vogliamo partire proprio dal basso, da un approccio umile e anche aperto per poter costruire l'alternativa a questa filiera di destra che, al di là dei proclami, non sta funzionando, ma sta proprio colpendo i più deboli e i più fragili. Quando parliamo di aree interne, parliamo anche di questo. Importante questo appuntamento di sabato prossimo che il partito a livello regionale unitariamente ha voluto organizzare a Macerata. La federazione provinciale è onorata di questo fatto, di poter ospitare tutto il partito a livello regionale a parlare di un tema che è fondamentale per il rilancio della regione Marche. Non a caso noi come Partito Democratico, i nostri parlamentari, penso all'onorevole Curti e all'onorevole Manzi, hanno presentato nei mesi scorsi sulla zona economica speciale un provvedimento ad hoc. Zona economica speciale che taglia fuori, secondo quanto previsto dalla filiera istituzionale della destra, proprio la Regione Marche. Dovrebbe essere una zona economica speciale che abbraccia tutto il sud, finisce, guarda caso, nella regione che in questi anni è stata più colpita da calamità naturali. Quindi capite bene che per il Partito Democratico questo appuntamento è fondamentale perché ci serve ascoltare gli operatori istituzionali, gli operatori associativi, i semplici cittadini per poter costruire un programma regionale da presentare alle elezioni appunto dell'anno 2025-2026 quando sarà.